Ci sono due tipi di calze compressive, quelle curative e quelle preventive. Come dice la parola stessa, quelle di prevenzione sono quelle che vanno a prevenire una patologia, anche quando si tratta di gonfiore per chi sta troppo in piedi o per chi sta troppe ore seduto. E quelle curative sono le calze che appunto vanno a curare una patologia e sono di compressione generalmente più forte. Vi parlo di due tipi di calze compressive di prevenzione, quelle da 70 denari e da 140 denari. I denari sono proprio il peso della calza. Poi parliamo della compressione alla caviglia, che sarebbe espressa in millimetri di mercurio. Quelle da 70 denari sono 12-15 mm di mercurio, che poi vanno a decrescere andando verso l'alto, mentre quelle da 140 sono 18-20 mm di mercurio, sempre andando alla caviglia, che vanno a decrescere verso l'alto. Ci possono essere sia maglia a rete sia maglia liscia, che appunto è il tipo di lavorazione del filato della calza. Possono esserci a punta aperta, a punta chiusa e in diverse colorazioni: playa, bisone, nero e nature. Sostanzialmente utilizziamo gambaletto, autoreggente o colla.